Pillole sul catechismo della Chiesa Cattolica. La celebrazione del mistero cristiano. Nella liturgia della Chiesa, Dio Padre è benedetto e adorato come sorgente di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, con le quali ci ha benedetti nel suo Figlio, per donarci lo spirito dell'adozione filiale. L'opera di Cristo nella liturgia è sacramentale perché il suo mistero di salvezza vi è reso presente mediante la potenza del suo Santo Spirito, perché il suo corpo, che è la Chiesa, è come il sacramento, segno e strumento nel quale lo Spirito Santo dispensa il mistero della salvezza, perché attraverso le sue azioni liturgiche, la Chiesa pellegrina nel tempo partecipa già, pregustandola, alla liturgia celeste. La missione dello Spirito Santo nella liturgia della Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo, di ricordare e manifestare Cristo alla fede dell'assemblea, di rendere presente e attualizzare con la sua potenza trasformatrice l'opera salvifica di Cristo e di far fruttificare il dono della comunione nella Chiesa. I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili con i quali i sacramenti sono celebrati, significano e realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le disposizioni richieste. La Chiesa celebra i sacramenti come comunità sacerdotale, strutturata mediante il sacerdozio battesimale e quello dei ministri ordinati. Lo Spirito Santo prepara i sacramenti per mezzo della parola di Dio e della fede che accoglie la parola nei cuori ben disposti. Allora i sacramenti fortificano ed esprimono la fede. Il frutto della vita sacramentale è a un tempo personale ed ecclesiale. Da una parte tale frutto è per ogni fedele vivere per Dio in Cristo Gesù. Dall'altra costituisce per la Chiesa una crescita nella carità e nella sua missione di testimonianza.